Amici di Neon TV, come state? State bene? Io sto benissimo. E sì, anche se è un po' sciroccosa la giornata, ma siamo a Giammore, siamo al SIDE Expo 2018. Si parla di edilizia, si parla di design. Dopo una crisi edilizia che ha toccato veramente vertici incredibili, eccoci qui. Siamo in piena Sicilia, siamo nel centro della Sicilia e questo è un appuntamento importante per espositori, per coloro che lavorano in edilizia. Ma non solo questo, perché è presente l'università, sono presenti gli ordini degli ingegneri, dei geometri. Ne approfittiamo per fare un excursus incredibile. Noi di Tutto In, in mia compagnia Fabrizio Gentile e Sebastiano Trifiletti, tutto questo subito dopo la pubblicità. Giunta di Sicilfiere, eh sì, un appuntamento importante per l'edilizia. Sì, ormai è diventato punto di riferimento per le aziende e i professionisti del settore, quindi del sud Italia. È giunta la settima edizione, noi siamo molto orgogliosi, tra l'altro cambiando location 2 anni fa ha dato ancora spicco e lancio a questa manifestazione perché la struttura si presta, abbiamo veramente avuto un bel successo. Quando avete iniziato? La prima edizione quando è stata? La prima edizione era nel 2009 fino al 2012 in un'altra location. Poi il momento della crisi ha tagliato un po' i ponti alle aziende e quindi abbiamo dovuto staccare per un periodo occupandosi solo di formazione, riprendendo poi 2 anni fa con la nuova edizione e trasformandola in biennale per evitare di contrapporci con altri eventi internazionali. Siete stati coraggiosi perché voi avete iniziato quando ancora la crisi non c'era, poi siete imbattuti nella crisi. Sì. Dell'edilizia stiamo parlando, perché qui stiamo parlando di edilizia. Stiamo parlando di edilizia, sì, ci siamo imbattuti nella crisi. Però chiaramente abbiamo fatto capire che è importante comunque mostrarsi sul territorio, magari anche con degli spezzi più piccoli, però è importante far capire che questo settore è l'unico, quello trainante, che può dare veramente spicco e luce alle attività locali e comunque anche alla finanza, diciamo, del territorio. Parliamo degli espositori, parliamo di numeri. Di numeri, abbiamo oltre 80 aziende rappresentate in questo evento. Che provengono da tutta l'Italia, aziende leader nel settore, praticamente che per noi sono i fiori all'occhiello, abbiamo le aziende locali e quindi abbiamo veramente di tutto, tutto ciò che abbraccia l'edilizia è all'interno del nostro evento. Di tecnologie, ma anche parliamo di normative, perché voi fate, ho visto anche, avete gli appuntamenti, ecco, delle conferenze, dei meeting. Perfetto, allora il nostro evento, diciamo, noi l'abbiamo suddiviso in tre modi. Abbiamo una parte espositiva, ma chiaramente abbiamo pure la formazione e le prove pratiche. Quindi chiaramente soprattutto per noi è importante la formazione, non è solo la dimostrazione dei prodotti delle aziende, ma è importante la formazione, quindi formare i professionisti ad operare in maniera corretta. Quindi sono 6 convegni istituzionali, 14 seminari organizzati a cura delle aziende e 21 prove pratiche durante i 3 giorni. Parliamo ora di quei numeri di cui parlavo poc'anzi. Chi sono gli espositori? Gli espositori sono chiaramente aziende leader del campo dell'edilizia che vanno praticamente dai materiali a livello nazionale. A livello nazionale e altre parenti anche a livello internazionale. Quindi partiamo dall'edilizia, quindi ai materiali del design, ai materiali di rifinitura, a praticamente i mezzi da cantiere, ai veicoli industriali e poi praticamente alle aziende di software, strumentazione topografica, quindi tutto quello che abbraccia l'edilizia. Quindi possiamo parlare di una borsa dell'edilizia, perché qui in fin dei conti si concludono gli affari, no? Qui si concludono gli affari e chiaramente diventa quindi mercato, veramente apriamo le porte alla Sicilia anche per poter avere un mercato più proficuo. Ok,
Ok, signor Giunta, lei è di qua, è di Barcellona, di Milazzo, ci dica com'è l'edilizia qui, si sta risollevando? Purtroppo non è semplice, perché sentiamo parlare di ripresa, ma non è facile. Noi cerchiamo di metterci il nostro con queste opportunità, facendo notare, vedere alle imprese, ai professionisti. In questa 7ª edizione avrà notato come ci si muove, ecco, avrà visto la crisi e credo che stia vedendo anche... Sì, chiaramente stiamo vedendo un pochino di crescita, è chiaro, perché nel periodo di crisi dal 2012 in poi noi ci eravamo un po' fermati, ma perché non aveva neanche senso, perché comunque la gente non investiva. Adesso un pochino di ripresa c'è anche grazie agli incentivi statali, quindi un pochino si stanno muovendo. Parliamo logisticamente, perché la struttura è grande, ecco, è divisa, mi pare, in comparti, no? Sì, noi abbiamo delle aree espositive, un'area al piano terra che è quella dei materiali design, al piano primo abbiamo la convegnistica e praticamente le parti software e topografia, e poi c'è un'area esterna per le crew da sbracciare o i grandi mezzi, e un'altra area interna alla galleria dove ci sono i mezzi meccanici e i veicoli da cantiere. Ho letto anche che ci sono delle prove, ecco, tecniche da parte delle imprese che sono presenti. Sì, come infatti in questo momento ce n'è una praticamente che sta facendo una dimostrazione pratica, mettono in opera i loro prodotti, gli intonaci, le pitture, facendo notare alle imprese, ai pittori o anche ai professionisti come vanno applicati in maniera corretta, perché veramente ogni materiale va posato in opera con una certa professionalità. Mi sembra che lei sia piuttosto soddisfatto, perché qui è stracolmo di espositori, anche direi io di possibili clienti. I clienti sono le imprese, no? Sono anche gli artigiani, no? I clienti sono le imprese, i professionisti, gli artigiani, gli edili, quindi diciamo abbracciamo tutti i settori nel comparto, diciamo, edilizio e tutto ciò che ruota attorno. Una curiosità mi viene spontanea, lei è sicilfiere, è di qua, ma sarà anche un tecnico, no? Perché mi viene da pensare che lei ne capisce tanto. Io sono un geometra e chiaramente abbiamo sempre vissuto un po' le fiere del nord e quindi abbiamo un po' voluto fare qualcosa di simile, un po' più piccolo, perché chiaramente non abbiamo le strutture idonee e non c'è la mentalità, ma comunque qua al sud. Quindi sono un professionista e mi sono sempre speso per i miei colleghi, per gli altri professionisti e per le imprese, affinché tutti possiamo avere qualcosa di più concreto e comunque di più formativo, perché quello è quello che conta alla base. Non era facile, perché trovare anche una struttura che potesse ospitare non era facile da questa parte. No, e per questo ringraziamo veramente chi ha costruito questa struttura, che ci dà questa possibilità, perché veramente merita tanto, perché potrebbe diventare un vero quartiere fieristico. È una struttura privata ma ha tutte le potenzialità. Purtroppo il territorio non ha nostro una struttura idonea a fare fiere, un quartiere fieristico, però questa, grazie a Dio, ci ha dato veramente questa possibilità di ripartire. Ecco, il signor Giunta non è solo nella Sicilfiere, ha anche una collega che noi intervisteremo fra poco e che ci dirà altre cose. La ringraziamo. Grazie a voi, gentilissimi. Giornata. Buongiorno a tutti voi. Come si sta in Sicilia? Bellissima, è la regione più bella d'Italia, abbiamo bel mare, sole, cultura, cibo e ospitalità dei siciliani. E state offrendo delle tegole che sono molto consuete qui da noi. C'è il coppo e la tegola, ma in particolare il coppo è il materiale più antico. Noi produciamo coperture in cotto da secoli, siamo secoli. Di Possagno, in provincia di Treviso, e i primi reperti storici dei coppi nel nostro paese sono targati 1600. Ah, ecco il paese, pensavo l'industria, la vostra invece azienda. Sì. Comunque anche Possagno è un paese famoso perché ha dato i natali ad Antonio Canova, noto scultore, e siamo appunto il gruppo, facciamo solo coperture in cotto e siamo il gruppo più grosso in Italia. Ok, ma ci parlate un po', ecco, della specificità di questi del cotto qui?
Allora, la nostra azienda nasce nel 1998 dalla fusione di quattro gruppi familiari e da quella data lì abbiamo cercato di dare anche innovazione, di proporre prodotti che fossero al passo con i tempi. Una decina di anni fa abbiamo inventato il coppo e la tegola fotovoltaica, perché abbiamo... Che sarebbe questa qui. Cioè abbiamo detto, come facciamo a fare efficienza energetica senza deturpare la bellezza della nostra bella Italia. Cioè, con l'energia rinnovabile, il sole. Perciò abbiamo preso una cella fotovoltaica di silicio monocristallino e l'abbiamo adattata al classico coppo tradizionale. Quindi non c'è bisogno allora di mettere poi tutta la lastra sopra, si mettono le tegole ad una e si incastrano. Esatto, e abbiamo una copertura in cotto, efficiente, non deturpa la bellezza dei nostri paesaggi, però è anche efficiente, perché qui abbiamo un centimetro di ventilazione che permette d'estate di ottenere una maggiore efficienza energetica, perciò l'impianto non va in surriscaldamento e perciò la produzione è anche molto migliore rispetto ai pannelli. Poi non abbiamo ponti termici, perché queste vasche creano anche problemi di tenuta all'acqua nel tempo, mentre qui funziona il cotto da tenuta all'acqua. Ok, ci racconti invece il pubblico, come ha accettato questa tegola fotovoltaica? Beh, molto bene, l'unico handicap è che comunque costa, ahimè, di più dei pannelli, spendiamo qualche migliaio di euro in più, però abbiamo una prestazione che dura nel tempo, perché il tetto deve essere efficiente per 30-50 anni. Significa niente manutenzione nei primi 10 anni sicuramente. Sì, beh, anche con sistemi di aggancio e ventilazione, anzi diciamo che la manutenzione per tanti anni. Ma la qualità paga, che la gente ormai compra qualità, si è convinta nel terzo millennio che investire è importante. No, allora, sono d'accordo con lei che la qualità paga, però magari il committente, il privato lo vede sulle forniture, sul tetto, magari non ci si bada più di tanto. È come la parte sismica, non pensa mai ai terremoti e quindi non sistema la casa e non chiama neanche il geologo. Ma ci dica, l'edilizia, ecco, è finita sta crisi? Noi speriamo, però... Lei sente che sta finendo? Non lo so, perché abbiamo iniziato quest'anno bene, poi non so se gli eventi atmosferici, che sono stati particolarmente difficili febbraio e marzo, abbiamo visto una flessione in questi due mesi. Speriamo che sia finita. L'avevamo percepito, però insomma non siamo ancora certi. Ce lo auguriamo. Va bene, noi facciamo tanti auguri, io a casa metterò questo coppo. Ah, bene, l'aspetto per ancora un preventivo grazie. Gratuito, la nostra rete commerciale tecnica è a completa disposizione. Grazie a tutti voi. L'azienda che vi presentiamo debutta per la prima volta in una fiera in Sicilia, o sbaglio? Esatto. Abbiamo provato questa esperienza direttamente perché, insomma, il territorio siciliano ci interessa fortemente.
siamo specializzati insomma in macchine per movimentazione, logistica del legno, alluminio, PVC, edilizia in genere, e quindi vogliamo farci conoscere. Stiamo già lavorando da qualche anno, però siamo venuti direttamente a fare la fiera per la prima volta qui. Siamo alla conclusione di questa kermesse, ecco, le aspettative sono state ripagate? Sì, chiaramente è compensato dal discorso comunque di inviti di clienti che già sono affermati sul territorio, però è stato interessante, una bella esperienza da ripetere sicuramente. Ci parlo un po' della, vedo delle macchine veramente molto avanzate, sì, ci parlo un po' dei prodotti. Sì, no, noi siamo specializzati, noi facciamo tutti macchine, carrelli, elevatori multidirezionali, cioè macchine che sfruttano lato corto e lato lungo del materiale, fanno corsie specializzate sul alluminio, serramenti, PVC, edile, quindi pannelli coibentati, legnami soprattutto, tutto quello che è ingombrante che bisogna spostare in sicurezza e stoccare nel minimo spazio possibile. Senza fare sforzi. Esatto, poi lo spazio oggi è vitale per tutto. Senta, quanto. Ci dica, ecco, negli ultimi anni credo proprio che questo tipo di prodotto abbia avuto un'evoluzione incredibile. Certo, molto molto importante, soprattutto perché si lavora in sicurezza e oggi ci sono proprio delle normative uscite che comunque vanno a stringere sempre più di più il campo, il materiale deve viaggiare sempre più prossimo al terreno e materiale ingombrante come un trave di lamellare da 13 metri, lei capisce che se non lo spostiamo lateralmente ha un ingombro. Non so se la macchina se si vede, ma lassù sulla testa ne abbiamo uno. Ecco, ci dica, ma sono macchine e marche molto affermate le vostre? Sì, allora Combilift e Uptech sono i leader mondiali diciamo di questo settore, sono due aziende diverse, Combilift irlandese e Uptech tedesca, e noi siamo gli importatori per l'Italia, unici distributori. La gente paga, nel senso dico, finalmente sta crisi, se ne sta andando. Sì, guardi, noi siamo emiliani, quindi da Reggio Emilia, là già da due anni si è vista l'inversione di tendenza, ma io sono molto fiducioso che si stia allargando anche qui e quindi si veda la fine del tunnel. Ci sono delle incentivazioni per quanto riguarda l'acquisto delle macchine? Ovviamente, macchine, beni strumentali come carrelli elevatori, oggi 45% di credito d'imposta, 130% del superammortamento, più varie leggi che esistono a livello regionale con sovvenzioni a fondo perduto. Si può dire che a meno di metà si compra? Sì, ma come dice un mio cliente qui di Alcamo, tra l'altro della Sicilia, dice: non c'è stato un momento migliore per investire di adesso. Grazie. Prego. Docente all'Università di Messina, buongiorno. Buongiorno, che appuntamento è questo? Beh, questo è un appuntamento fondamentale per Messina e per tutta la provincia e io dico dal mio punto di vista per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, è l'unica occasione che hanno diciamo in zona per poter vedere, toccare materiali per l'edilizia e assistere a una serie di dimostrazioni, di materiali, partecipare in prima persona al mondo che produce gli oggetti che usiamo in edilizia. Io insegno alla facoltà di ingegneria, una materia molto pratica, progettuale, si chiama architettura tecnica, affrontano il progetto di una casa, quindi cominciano a rendersi conto di quello che sarà il loro inserimento nel mondo del lavoro. Un'occasione come questa è imperdibile secondo me, tant'è che io mi porto i miei studenti e faccio lezione qua nei giorni in cui c'è. Un laboratorio. Praticamente è l'equivalente di un laboratorio, hanno l'occasione di prendere contatto con le ditte produttrici, si interessano, fanno domande e poi riportano nel loro progetto
cose che hanno visto e toccato in questa sede. Quindi credo che sia un'iniziativa formidabile. Per noi è una piccola palestra che ci viene regalata. Invece di andare al nord, perché infatti, di solito si va, certo, al nord. Bologna è più grande, lo sappiamo tutti, ma a Bologna bisogna andarci. Questo se lo trovano sotto casa. In casa. Esatto, giocano in casa e devo dire che sono venuti ragazzi numerosissimi in tutti e tre i giorni. Anche oggi non sto facendo altro che salutare laureandi, neolaureati, vecchi laureati, il che dimostra che un'iniziativa così è necessaria sul nostro territorio. Ringraziamo anche l'organizzazione che ci ha dato un piccolo stand dove presentiamo la nostra offerta formativa, perché paradossalmente non tutti a Messina e provincia sanno cosa possono studiare presso la facoltà di ingegneria. Professoressa, una domanda, una curiosità che naturalmente tutti saranno interessati a questa mia domanda, cioè la crisi edilizia, la crisi economica ha influenzato le iscrizioni in ingegneria? Assolutamente, le ha influenzate la crisi e secondo me, scusate se lo dico proprio a voi, le ha influenzate anche una cattiva informazione. Perché la crisi edilizia è in questo momento, ma noi prepariamo il futuro, quindi non dobbiamo guardare semplicemente all'oggi, dobbiamo essere pronti ad accogliere qualche miglioramento nel campo dell'edilizia appena si manifesterà. Noi abbiamo visto anche con le leggi finanziarie, i documenti di economia e finanza che hanno promosso eco bonus, sisma bonus, che i ragazzi si sono orientati verso questo tipo di ragionamenti e quindi cerchiamo di portare nei nostri corsi anche la descrizione di tecniche di intervento che mettano le persone in condizione di beneficiare di questi sgravi fiscali. È un modo comunque per non far morire il settore dell'edilizia. Perché io credo che un boom prima o dopo debba arrivare. Infatti, quello degli anni 60 è lontanissimo. Quello è lontanissimo, diciamo oggi a mio avviso il boom si orienta abbastanza verso il settore del recupero del costruito esistente, quindi consumo di suolo zero, recupero di tante realtà costruttive interessantissime che però hanno bisogno di investimenti. Significa ridare vita ai nostri centri storici, ridare vita ai borghi, ridare vita a un'edilizia rurale che è stata dimenticata. In altre zone d'Italia fanno alberghi diffusi, ci sono iniziative che sono paganti. Noi ci dobbiamo orientare, siamo noi che dobbiamo trovare un ambito dell'edilizia che non sia in crisi, non aspettiamo i grandi Quanto interventi. Quanto contano pubblici? Le nuove tecnologie nello studio, in ingegneria? Perché lei avrà vissuto sicuramente la rivoluzione. Guardi, le nuove tecnologie per quello che riguarda la mia materia non sono altro che degli strumenti di studio e di applicazione diversi. Quello che io prima facevo con la matita e con i pennini a china, ora i ragazzi lo fanno con il computer, con il plotter e con sistemi più attuali. L'importante da parte nostra è introdurli all'uso di queste tecnologie senza che loro demandino allo strumento informatico la responsabilità decisionale. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Devo fare un'altra domanda perché lei è prontissima a rispondermi a tutto, ma questa domanda gliela devo fare. Curiosa. Mi piace tantissimo fargliela perché ecco, è una constatazione mia e di tutti, ecco, il fatto che costruendo il privato non pensa assolutamente alla sicurezza della sua casa, cioè il geologo, questi studi, pensa che siano delle optional. Cioè, e poi le case cadono per un sisma, eccetera. C'è questa coscienza nel terzo millennio? Noi stiamo cercando di inculcarla nei nostri studenti, una coscienza che sia della sicurezza antisismica, della sicurezza in generale, la sicurezza nel lavoro, altro aspetto fondamentale, la sicurezza nell'uso, che sappiamo tutti che gli incidenti domestici sono frequentissimi, e anche diciamo la cultura della sostenibilità. Quindi tutti noi docenti ci stiamo adeguando alle tematiche del terzo millennio per inculcare questo tipo di cultura, in modo che sia lo stesso professionista che poi fa da tramite con il suo cliente, con il privato, per sensibilizzarlo. È chiaro che sono accorgimenti che costano, ma quando la persona capisce cosa ha in cambio di questo maggior costo, secondo me è ben contenta di spendere. Le vorrei chiedere se lei è d'accordo sul ponte sullo Stretto, ma non glielo chiedo. No, non me lo chiedo. Io le chiedo invece solamente questo, le chiedo invece. Ecco, secondo lei il futuro è edilizia pubblica oppure edilizia privata? Ma guardi, al momento grandi interventi di edilizia pubblica non è che se ne vedano. Noi di recente abbiamo fatto uno studio all'università sugli interventi in a casa, quindi parliamo di costruzioni edilizia popolare alla Seconda Guerra Mondiale, che sono stati interventi massicci e ora hanno bisogno di essere
tra virgolette aggiustati dal punto di vista sismico e o energetico, quindi la vedo più in questi termini, da possibilità di sviluppo di un'edilizia pubblica. Non credo che ci saranno a breve interventi massicci come quelli, per questo noi siamo orgogliosi di avere anche un corso di laurea che si chiama Ingegneria Edile per il Recupero, che consente proprio di orientare i professionisti in questa ottica. Grazie. Ma grazie a voi, ci avete dato una bellissima occasione, grazie. Giochiamo in casa perché lui è siciliano. Noi abbiamo la sede e lo stabilimento in provincia di Trapani, esattamente a Vita. Io sono palermitano e quindi siciliani in casa. Lui è di Barcellona, buongiorno. Esattamente, buongiorno, buongiorno. Leggo lì soluzione per costruire e ricostruire, sì, oggi. Buffa, esatto. Che significa? E allora, significa questo, significa esperienza, significa riuscire a dare soluzioni in funzione delle varie esigenze del cantiere. A chi? Ai professionisti dell'edilizia, che sarebbero le imprese, sarebbero i tecnici e quindi tutti i vari soggetti che nell'ambito del sistema, no, delle costruzioni, ognuno di loro deve dare il proprio contributo e noi abbiamo l'obbligo di produrre materiali di qualità e cercare di dare soluzioni che siano efficaci e qualitative per risolvere problemi ed eventualmente evitare che nascano. E cosa producete? E allora, produciamo materiali per l'edilizia chiaramente in largo, a largo raggio, per cui intonaci, produciamo sistemi impermeabilizzanti, produciamo finiture per interni, per esterni, pitture, decorativi, massetti, colle, fughe. Tantissime cose. Assolutamente sì. Ma per vedere un po' se la qualità è ottima, lo chiediamo a lui perché è lui che poi li vende, no? Cioè, se lui vende vuol dire che il prodotto è ottimo. No, certamente. I rapporti con la famiglia Buffa non nascono... Lui è a ricordo, lui è la famiglia Buffa. Sì, non nascono certamente oggi, è un connubio che portiamo avanti da tanti anni, i prodotti sono di altissima qualità, noi ci impegniamo per rivenderli nel miglior modo possibile e ci auguriamo che questo sia per noi proficuo, per noi e anche per loro. L'impresa, il cliente, l'artigiano, quando viene da voi chiede proprio Buffa o si affida a voi? Ma adesso, cioè, ci sono tanti clienti che chiedono proprio Buffa, hanno familiarizzato con questi prodotti, sono legati a questi prodotti, sono prodotti di alta qualità e noi diciamo sicuramente li proponiamo con tanto interesse. Perché sappiamo, non avete avuto flop? No, sappiamo di non avere problemi di nessuna sorta nel vendere questi prodotti, né
nella fase di vendita né a posteriori, perché non riceviamo sicuramente contestazioni e quant'altro. Ma se dovesse accadere che uno vi mandasse un'email per dire, ecco, sì, non è riuscito, sì, può succedere questo? Facciamo? Può succedere, come no? Nel caso, considerando quanti lavori si fanno e quanti materiali vendiamo in Sicilia, nel resto dell'Italia, nel mondo, se qualcosa dovesse accadere, a quel punto spetta a noi, con la nostra rete chiaramente dei dipendenti, insieme ai nostri rivenditori partner, riuscire a capire nel caso cosa è successo. Ma comunque, e riuscire, puntate sul cliente per dargli una mano dal gruppo, no? Cercare di capire per riuscire a comprendere eventuali motivazioni è fondamentale. Non è soltanto importante vendere, oggi è anche importante dopo che si vende, perché l'azienda con i nostri clienti partner devono essere sempre, dobbiamo essere vicini sempre al cliente, per cercare di, nel caso dovesse, speriamo sempre mai, succedere qualcosa e riuscire anche a gestirlo nella fase della post vendita. Mi rivolgerò a lui perché io ho bisogno di una pittura antimuffa. Scusi, signor Aricò, lei 10 anni fa era giovanissimo, ma proprio giovanissimo, tanto, e sicuramente non era dentro l'azienda, perché ne avrà 25, meno 10, 15. Qualcuno in più. Il discorso è questo: quando è scoppiata la crisi lei non c'era dentro l'azienda. Ecco, se lei chiedo ora, sta crisi edilizia, sta crisi economica, a che punto siamo? In base alle vendite stiamo riemergendo? Certo, è un mercato che sta cercando di riemergere, un mercato che sta cercando di crescere, noi ce lo auguriamo sempre più, cioè auguriamoci che nascono dei nuovi incentivi che noi possiamo sfruttare per girare alla nostra clientela delle opportunità che oggi diventano fondamentali per risorgere, per ricrescere. Per... Lo vedo un futuro anche immediato. Ma lo vedo e mi auguro che sia quanto più roseo possibile. D'altra parte noi ci impegniamo affinché le nostre aziende durino più a lungo possibile nel tempo, e questa è la nostra missione principale. I vostri prodotti vanno di più sul nuovo, cioè su quello che si costruisce nuovo, o sul restauro e conservazione? E allora vanno sia sul nuovo che sul restauro, parlando anche di beni che abbiano un valore storico architettonico. Restauro ora in base alla crisi. Solo restauro, ma anche tutto quello che riguarda efficientamento energetico, ristrutturazione, risanamento e recupero. Tutte queste insieme al nuovo, che vogliamo e ci auguriamo sempre che abbiano, come dire, ulteriori impulsi. La vera sfida di oggi è riqualificare quello che c'è, perché abbiamo costruito spesso tanto e male, quello che c'è spesso dobbiamo evidentemente continuare a farci i conti, e bisogna dargli qualità. Per cui abbiamo tutto quello che occorre per fare sia l'uno che l'altro. Lei doveva fare l'avvocato, guardi, perché ha una parlantina e poi spiega benissimo. La ringraziamo. Grazie, allora, a voi. Innovazione per edilizia. Iarico, grazie, edilizia si ringrazia. Bene, grazie, grazie. Siamo con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina. Buona giornata, ingegnere Triolo, come va? Tutto bene, e complimenti a chi ha saputo egregiamente organizzare questa giornata di oggi. Noi abbiamo dato il nostro piccolo contributo, ma un grande bravo a Franco Giunta, che è stato eccezionale. Che appuntamento è per voi? Parliamo, ecco, di lavoro, di economia, di professione. Allora, innanzitutto io premetto che sono presidente da un mese e due giorni, per cui... che facevo già precedentemente il tesoriere, oggi nelle veste di presidente mi trovo a sposare un'iniziativa importante come questa. È un'iniziativa che sicuramente va coltivata, va migliorata. Eccezionale questo connubio fra formazione e la possibilità di toccare direttamente le aziende, un po' per tutti, sia per le aziende, sia per noi professionisti e sia anche per l'internat che ci sta attorno. L'obiettivo è quello di fare meglio e cercare di continuare in questa iniziativa. Si sposano tutte le figure
relativa all'edilizia, dalla formazione, come diceva lei, all'offerta, ecco, i nuovi prodotti, a chi acquista anche, perché ho visto anche dei professionisti, gli artigiani. Sì, gli artigiani sì, però soprattutto quello, il tocco che, che abbiamo cercato anche di dare è questo, soprattutto lo deve capire bene la novità il professionista. Il professionista fa da filtro col cliente, quindi è il professionista che va a consigliare al cliente il prodotto. Oggi qua la possibilità del professionista di conoscere il prodotto innovativo e quindi di proporlo alla committenza. Ingegnere, io faccio una domanda che secondo me è molto importante nel terzo millennio. Ecco, la persona che costruisce, quanta importanza dà nel terzo millennio alle misure di sicurezza? Parlo io il geologo, perché una volta manco si chiamava il geologo. Ecco, tutti quei sistemi che danno sicurezza e che una volta erano per loro optional. Allora, innanzitutto lei parla con un libero professionista che per 24 anni continua a fare lo strutturista, quindi si occupa di quello che rappresenta il campo della sicurezza. Voi dovete distinguere sempre due cose, due fattori: il campo esistente e quello del nuovo costruito. Io vi posso garantire che con il nuovo costruito, siccome sono fatte le costruzioni secondo i dettami delle nuove norme, le case sono sicure. Abbiamo qualche problema sul vecchio, allora a quel punto nasce l'esigenza di intervenire. Questo è un qualche cosa che noi stiamo spiegando anche come si interviene. Poi dovremmo fare un capitolo a parte di trovare i fondi per vedere come si deve intervenire pure economicamente. I piani regolatori generali, ecco, guardano con attenzione, direi io, al sistema geologico e geomorfologico del terreno. Oggi un piano regolatore, diciamo, nuovo rispetto a quelli che erano i piani di fabbricazione o i vecchi piani regolatori, prevedono altre cose, anche la zonizzazione dei terreni. Oggi è importante conoscere il terreno su cui lei pensi che un'onda sismica, quando si propaga nel terreno, può subire delle amplificazioni. Oggi i piani regolatori devono prevedere, li prevedono la cosiddetta micronizzazione e soprattutto la conoscenza di questi terreni. Quindi se una zona è fabbricabile è certo e sicuro che lì non succederà nulla. No, non è tanto la zona, i terreni, qualsiasi tipo di terreno è come un paziente, esiste anche la cosiddetta cura. Noi la conoscenza di un terreno ci permette al professionista, allo strutturista, a chi va a realizzare quest'opera, a capire come si deve comportare con il terreno stesso. E naturalmente di tutto quello che abbiamo parlato qui, ecco, è un tema che viene dibattuto all'interno di questo SID Expo, o sbaglio? Questo è un tema che viene dibattuto meno, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza sicuramente sismica, ma più il campo, diciamo, di finiture, la conoscenza di programmazione, di programmi, la possibilità anche di conoscere materiali ecosostenibili, la possibilità di conoscere anche l'altra parte, diciamo, della progettazione. Insomma, c'è tutto qui, non c'è bisogno di cercare su internet, ecco, delle varie, direi io, discipline. Ma secondo me, io sono sempre un ottimista per passione, per cui io dico ottimo, questa organizzazione va migliorata. Noi daremo anche un contributo l'anno prossimo per migliorare anche l'organizzazione, che è egregia ed è impeccabile da parte di Giunta. Grazie. Grazie a voi. La tecnologia nell'edilizia, e siamo proprio qui nella tecnologia nell'edilizia, o sbaglio? Sì, noi siamo un'azienda software che produce prodotti di ausilio proprio per la progettazione in edilizia, quindi tutti i programmi di progettazione CAD. In questa occasione qui in Sicilia stiamo presentando il nostro BIM, modellatore architettonico 3D alla portata di tutti, low cost secondo lo stile della nostra azienda, quindi alla portata di tutto, sia per costo accessibile che per funzionalità. Ma una curiosità, quando è nata l'azienda? Noi siamo presenti in tutta Italia già da oltre 20 anni, anche se è un'azienda molto giovane, nel senso che chi ci lavora sono tutti, hanno un'età media abbastanza bassa,
tranne qualcuno tipo me. D'altronde le nuove tecnologie. E infatti, noi siamo in forte crescita come azienda, quindi riusciamo a rispondere in tempo a tutte le esigenze dei nostri clienti con cui lavoriamo a stretto contatto. Ma ormai tutti i progettisti usano il software, o sbaglio? C'è ancora chi manualmente fa il progetto? Non esistono più. Oggi ci sono le discipline così complesse con la normativa che cambia ogni giorno che è impossibile produrre degli elaborati senza utilizzare software. E voi fate anche i calcoli? Sì, sì, noi abbiamo anche un software di calcolo di prestazione energetica degli edifici e anche progettazione energetica con un applicativo che si chiama Edge, che proprio a gennaio di quest'anno nella fiera di Bolzano dall'agenzia Climaus, dal Politecnico di Milano, è stato premiato come miglior software. Okay, ma vent'anni fa, quando avete cominciato, esistevano già i software? Come no? Sono vecchissimo e non me lo ricordo. Esistevano pochi. Sì, sì, esistevano e come? Anzi, lo sviluppo del software è stato anche lento rispetto all'hardware in tutti questi 20 anni. Ok, mi fa piacere, ecco, aver parlato con lei, perché ho capito che forse mi può essere utile, perché io devo vendere casa e mi hanno detto che ho bisogno di un certificato energetico. Bravissimo. Ce lo spiega a tutti che significa. Sì, già da qualche anno la legge impone, che ha recepito in Italia delle direttive europee per questo, di certificare, cioè di dare indicazioni sulle prestazioni energetiche di quell'edificio che qualcuno ha deciso di comprare. La mia casa è di 40 anni fa. Comunque deve essere dotata, se no... Devo chiamare l'elettricista per sistemarmi tutto. No, l'elettricista diciamo che non c'entra se lei non vuole dare anche la conformità. Qui si parla di prestazioni energetiche, quindi più l'impianto di riscaldamento incide che l'elettrico. E voi fate tutto questo? Sì, sì, noi facciamo tutto questo. Grazie. Grazie a lei. Abitato intelligente, lo leggo lì. Dunque, abitare intelligente perché parliamo intanto di strutture ecosostenibili, per cui rispettiamo l'ambiente, rispettiamo la natura e tutto quanto, e poi perché si ha un grossissimo risparmio energetico nel rispetto comunque di tutti quelli che sono i principi della bioarchitettura, per cui non facciamo soltanto edilizia ma facciamo bioarchitettura che rispetta tutte le esigenze e il comfort abitativo per l'uomo. Una bella scommessa per la vostra azienda, per la sua azienda, per l'azienda della signora, perché i costi saranno di più, no? Normalmente dovrebbe esserlo, però ad oggi riusciamo a mantenere i costi diciamo al pari di una struttura tradizionale con caratteristiche poco performanti, mentre noi riusciamo a dare dei risultati veramente eccellenti sia sotto la forma del comfort abitativo, per cui sia un benessere all'interno dell'abitazione, e sia anche sotto il profilo della gestione energetica successiva alla realizzazione, perché riusciamo a consumare circa un decimo delle strutture tradizionali rispetto alle strutture tradizionali. Oltre alla sicurezza, perché mi sembra molto più leggera di una casa normale. È una struttura che pesa circa un quinto della struttura tradizionale, per cui è molto più leggera, e comunque parliamo di strutture altamente antisismiche, siamo al massimo dei livelli antisismici, tant'è che in tutte le zone diciamo ad alto rischio sismico sono le tipologie predilette. Ma dove ha sede questa bella realtà? Noi ci troviamo al centro della Sicilia, per cui abbiamo una logistica molto favorevole per quanto riguarda la gestione di tutta la regione, siamo a Caltanissetta. E ci potete trovare anche sul nostro sito, che è www.rigilegnami.com. Ed ecco qui la titolare. Signora, contenta di questa Expo? Sì, 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 veramente. Soddisfatta? Sì, sì. Sono molto organizzati, molto disponibili, una rete marketing veramente all'altezza.
Veramente. Okay, ci parli della casa invece, signora. Se io volessi delle vostre case, se io volessi, ecco, venire da lei, devo venire con un progettista o ci pensate voi? Anche noi. Noi possiamo partire dalla A alla Z, quindi un chiave in mano o un grezzo avanzato, quindi quello che vuole il cliente. L'importante è che il cliente rimane contento. Ma dopo che fate questo, per la manutenzione, voi controllate gli anni successivi? Certo, diamo 10 anni di garanzia, quindi. Anche se mi entra l'acqua? Non è mai successo per fortuna, però garantiamo ovviamente qualsiasi imprevisto. Ma voi correte subito, dice, immediatamente, perché sono problemi che eventualmente si evidenziano nell'immediato. Avete? Siciliano? Ma guardi, io le posso dare un riferimento dell'Istat che ha valutato negli ultimi 5 anni l'andamento della costruzione di case in legno e c'è stato un incremento di circa l'80% a fronte delle strutture tradizionali dove il diagramma è completamente piatto. Una bella scommessa, signora, ma lei com'è nata? Sempre con questa azienda o prima faceva qualcos'altro? Noi siamo 60 anni che siamo nell'ambiente, nel settore, però vendevamo solo legnami, quindi falegnami, hobbisti, imprese. Sì, del campo direi. Il legno ce l'abbiamo nelle vene, diciamo, molta segatura. In bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Soluzione nell'edilizia, il polisterolo è una di queste. Pensate, guardate che bella casa dietro con quelle rifiniture in polisterolo. Da quanti anni lei lavora al polisterolo? La vostra azienda? La nostra azienda è attiva sul mercato da circa 12 anni, ci occupiamo di edilizia, soprattutto da restauro, modanature, tutto quello che sono cornicioni, rifacimento di facciate, però lavoriamo anche in tanti altri settori, quali allestimenti, stand, imballaggi. Tutto quello chi che possiamo. Chi vede la vostra opera, l'architetto, il progettista o il cliente stesso, cioè l'utente finale? Non c'è una limitazione precisa, lavoriamo con gli architetti, ingegneri che sono un riferimento di partenza al progetto, però poi lavoriamo anche con normali clienti. Io per esempio dietro vedo quell'abitazione con quei profili bellissimi, sì. Ma ecco, il maltempo, l'usura, non rovinano il polistirolo? Non rovina, in quanto il polistirolo, se trattato in maniera adeguata, offre veramente garanzie nel tempo. Infatti i nostri manufatti sono presenti anche in zone climatiche fronte mare da circa 12 anni e funzionano veramente alla grande. Sono trattate con delle resine elastomeriche che conferiscono una resistenza meccanica non indifferente. Noi partiamo dalla lavorazione del blocco lo trasformiamo in tutto quello che possiamo realizzare, in tutte le forme possibili e immaginabili. Quindi soprattutto nell'architettura di interni, mi pare, no? Negozi, boutique, io vedo che proprio il polistirolo. Sì. Siamo nati per fare edilizia, però allarghiamo i nostri orizzonti anche su tutte le attività commerciali e normali abitazioni. Anche progettisti, nel caso vi si chiede? Certo, realizziamo, progettiamo loghi, realizziamo ambienti, il nostro stand è un esempio di quello che possiamo realizzare e siamo in continua evoluzione, in quanto azienda innovativa ci portiamo sempre avanti. Come si chiama l'azienda? L'azienda è la Politecnica SRL a Torre Grotta. Grazie. Grazie a lei. Thank you.
amici di Onda TV, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata un po' particolare, dedicata a un tema occupazionale, ma direi anche futuristico, che è quello dell'edilizia. Eh sì, dopo la crisi della fine degli anni del secolo scorso, direi anche dell'inizio del terzo millennio, eccoci qua, in piena ripresa. E allora per questo siamo qui, perché il settimo salone Sidexpo significa proprio questo, lo leggo qui, significa settimo salone biennale industrial design dell'edilizia. Eh sì, abbiamo intervistati tanti espositori, abbiamo intervistati anche, ecco, gli ordini degli ingegneri, dei geometri, coloro che danno la possibilità appunto all'edilizia di andare avanti e soprattutto di sostenersi. Naturalmente tutto questo organizzato da Sicil Fiere, che per il settimo anno consecutivo appunto ha organizzato questo evento. Siamo arrivati alla conclusione ricordandovi che Tutto In va in onda il mercoledì e giovedì alle ore 21, il giorno dopo alle ore 10.45 e 14.45 e la domenica alle 22.45. Siamo su internet, su Facebook, su Twitter e naturalmente il nostro canale unico per tutta la Sicilia è il canale 85. Grazie a Fabrizio Gentili e a Sebastiano Trifiletti, appuntamento alla seconda puntata, perché saremo ancora qui, pensando un po', ancora in mezzo a questo mondo, se vi fa piacere. Appuntamento a domani giovedì.